Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avrete già visto dal titolo del video di che cosa si tratta. Voglio ricreare insieme a voi il trucco di Chiara Ferragni nel giorno del suo matrimonio. Secondo me stava davvero benissimo a partire dal trucco. Mi piacevano i capelli, mi piaceva anche il vestito, mi piaceva tantissimo il vestito del matrimonio. Me la sarei aspettata completamente diversa. Lei, icona di moda mondiale, mi sarei aspettata che uscisse fuori con un vestito molto stravagante. Invece, secondo me, per la semplicità del vestito, che poi non era neanche così tanto semplice, però stava davvero molto molto bene. Sono sicura che in tantissimi vi state chiedendo come si può ricreare il trucco che indossava il giorno del matrimonio. Lei ha detto che molte delle cose che indossavano erano di Lancôme. Ora, io non ho le stesse identiche cose che ha lei, anzi, ho voluto fare un'altra cosa. Chiara Ferragni, icona della moda, ha prezzi esorbitanti. Ho voluto ricreare il suo look ma in chiave low cost, quindi tutto quello che vedete all'interno di questo video all'incirca è sotto i 15 euro. Tutte cose che possono essere acquistate davvero da tutti quanti. Il correttore costa 5 euro, il fondotinta costa 12, il blush costa 9 euro, cioè sono cose che davvero tutti possono permettersi, e voglio farvi vedere come è possibile ricreare con prodotti low cost lo stesso look che lei indossava il giorno del suo matrimonio. Ovviamente faccio un disclaimer ogni volta che realizzo copie di trucchi di personaggi famosi. Il trucco non verrà mai identico per diverse ragioni. Uno, io non sono lei. Siamo diverse, il viso è diverso, il colore dei capelli è diverso, i colori in generale sono diversi e i prodotti che utilizzo sono diversi, quindi è ovvio che il trucco non potrà essere identico. Però voglio farvi vedere come ricreare un look molto simile o che comunque è sugli stessi toni. Io penso di esserci riuscita, poi fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Vi lascio subito alla realizzazione senza che chiacchierò ancora di più. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa molto importante, quindi faccio una piccola entrata così in questo video. È uscito un nuovo vlog nel canale dei vlog. Sì, per chi non lo sapesse, è un secondo canale che è appunto quello in cui pubblico i vlog, quindi andatelo subito a vedere, ve lo lascio cliccabile qui sopra o sotto nell'info box. Inizio come al solito correggendo le mie occhiaie scure. Se non avete le occhiaie scure non dovete fare questo passaggio. Utilizzo il correttore di Milani, quello compatto. Questo qui è leggermente grasso, non è il mio preferito, però per mantenermi su prodotti low cost ho deciso di utilizzare questo qui invece che il mio solito Kryolan o NARS. Quando penso ad un look luminoso, lo sapete, il primo fondotinta che mi viene in mente è il Bourjois Healthy Mix Foundation, quindi utilizzo questo qui nel colore 52 e ci metto un pizzico del 56. Per fare in modo che il fondotinta appaia davvero effetto seconda pelle, prendo una spugnetta bagnata e inizio a pressarla su tutto il viso. In questo modo vado ad unire completamente il fondotinta con la mia pelle. Il prossimo sarà un passaggio molto importante nella realizzazione di questo look. Prendo un altro correttore, questo qui è sempre di Bourjois, è l'Healthy Mix Concealer, il mio nel colore 51 Light. Con questo correttore dobbiamo schiarire in modo anche abbastanza marcato i punti centrali del viso. Quindi lo andiamo a mettere nella zona delle occhiaie, sopra lo zigomo, sulla palpebra superiore, centro della fronte, naso, qui sull'arco di Cupido e al centro del mento. Altro passaggio molto importante quando si realizza un make-up sposa, o comunque un make-up che deve durare tutto il giorno, è la cipria. La cipria è fondamentale per andare a fissare tutti i prodotti in crema che abbiamo applicato fino a questo momento. Utilizzo due spugnette per questa procedura e un pennello. Con una vado a stendere il correttore o le righette che si sono formate nel frattempo che ho chiacchierato, con l'altra ci applico la cipria qui nella zona del contorno occhi. Vado letteralmente a pressare la cipria in questa zona in modo che il correttore sia fissato benissimo. In questo modo non rischio che faccia pieghette durante la giornata, ma rimarrà proprio lì al suo posto dove l'abbiamo messo. Su tutto il resto del viso invece mi aiuto ad applicarla con un pennello abbastanza ampio. Proseguo con l'applicazione della terra. Con la terra vado sia a riscaldare l'intero viso sia a scolpirlo leggermente. La metto come al solito qui nella zona del collo, perché andando a scurire il resto del viso, diciamo, il collo sembrerebbe troppo bianco se non sfumassimo un po' di terra anche lì, non deve essere una cosa pesante. Poi, sempre con la stessa terra, vado a scurire
Qui l'attaccatura dei capelli mi concentro più che altro nella zona delle tempie e poi vado leggermente qui al centro della fronte. Se avete una fronte molto bassa, evitate questo passaggio, magari le mettete giusto un pizzico proprio all'attaccatura dei capelli, però diciamo in linea di massima evitate questo passaggio. Ne prendo ancora un po' e la metto qui nella zona dello zigomo. Come blush ne utilizzo uno rosato, prendo questo qui che è di un rosa antico opaco, è bellissimo, è quello di LA Girl nel colore Just Blushing, lo metto sullo zigomo, se non riuscite a capire dove metterlo basta che fate un finto sorrisetto, lo mettete qui al lato della gota e lo sfumate verso l'esterno. Come illuminante sullo zigomo utilizzo lo strobe light di Milani, ma non ci voglio andare troppo pesante perché Chiara aveva, sembra l'amica mia, Chiara, aveva la... più illuminato il centro del viso piuttosto che il lato, quindi prendo leggermente questo illuminante, lo applico qui nello zigomo, ma lo sfumo come al solito un po' su tutto lo zigomo, non faccio una riga troppo netta, non voglio che si vedano degli stacchi di illuminante troppo netti. Prima di illuminare i punti centrali del viso voglio fare gli occhi, quindi realizzo le sopracciglia, le vado a definire prima con una matita, questa qui è quella di Nabla, e poi ci metto un pochino del gel fissante. Le sopracciglia sono molto importanti in questa tipologia di look perché vanno proprio ad incorniciare l'occhio. Realizzatele come vi piacciono di più, cioè potete farle più o meno definite, però dategli una forma perché essendo molto semplici gli occhi andiamo a definirle almeno con le sopracciglia. Passiamo finalmente al trucco degli occhi. Utilizzerò una palettina di Milani. Questa qui costa all'incirca 11-12 euro. Avete capito bene? Prendo un pennello da sfumatura abbastanza ampio e utilizzo il colore marroncino più chiaro dalla palette. Questo qui sarà il mio colore di transizione tra palpebra mobile e palpebra fissa. Lo metto praticamente qui nella piega dell'occhio e lo sfumo leggermente verso fuori. Con un pennello più piccolo mischio un po' del marrone più scuro con il marrone più chiaro. Non voglio che sia un colore troppo forte e poi non riuscire a sfumarlo, quindi vado per gradazione. Scurisco la piega dell'occhio, soprattutto qui nella parte esterna, e connetto la sfumatura con l'attaccatura delle ciglia. Riprendo nuovamente il pennello di prima e sfumo tutti i colori insieme. Lo stesso mix di colori lo metto appena accennato con un pennello appena nella parte inferiore dell'occhio. Deve essere una cosa molto molto leggera, leggera perché sembra quasi lei non abbia nulla, però in realtà se si guarda da vicino si vede questa piccolissima sfumatura marroncina. Ora applico un colore chiaro a base giallina, prendo questo qui sempre dalla stessa palette, lo metto con il polpastrello su tutta la palpebra mobile. Voglio rendere giusto un pizzico più aranciata la sfumatura, quindi riprendo la terra che ho messo sul viso con il primo pennello, quello più ampio da sfumatura, e passo appena sopra, cioè appena sopra la sfumatura che già abbiamo realizzato. Passo anche leggermente qui sull'angolo esterno, in modo da togliere lo stacco tra il colore chiaro e il marroncino nella piega dell'occhio. Riprendo nuovamente il pennello appena di prima e il marrone più scuro e faccio una cosa che serve ad allungare un po' l'occhio senza mettere l'eyeliner. Metto un pizzico di marroncino qui all'attaccatura delle ciglia nella parte più esterna. Ora, sempre con lo stesso colore chiaro, vado ad illuminare i punti centrali del viso. Posso farlo anche con l'illuminante che ho messo sul viso, però mi piace questo qui che è a base leggermente più giallina dell'illuminante. Con un pennello piccolino lo metto qui sull'angolo interno dell'occhio. Ora prendo un pennello più ampio e lo metto sul naso. È una cosa che personalmente sul mio naso non farei, però lei ce l'aveva, voglio ricreare il suo look, quindi lo farò. Se avete un naso lungo, evitatelo, se avete un naso piccolino, fatelo perché accende tutto quanto il look. Ci passo sopra con la spugnetta con la quale ho applicato il correttore, in modo che non si veda proprio la striscia di illuminante, ma sembri più che la pelle sia luminosa già da sola. Prendo ancora una volta il colore chiaro e lo metto qui sull'arco di Cupido. Aveva questa parte dell'illuminante molto molto accentuata. Metto un po' sempre di questo ombretto anche sopra l'illuminante. Ora applico una buona quantità di mascara sia sulle ciglia sopra che su quelle sotto. Non metto assolutamente ciglia finte e poi finiamo le labbra.
Per le labbra lei ha indicato un rossetto esatto di Lancôme, ovviamente non utilizzeremo quello, secondo me quel colore tipo sarà sold out per una vita e mezza. Il colore più simile che ho trovato è il Color Sensational Matte di Maybelline nel colore 983. Mi sembra davvero molto molto simile, questo costa, non so, un decimo di quello di Lancôme. Ci metto sotto una matita per andare a definire le labbra, utilizzo quella di NYX nel colore Nude Pink. Ragazzi, io ho qui una sua foto, quello che porta lei mi sembra giusto un pelino più arancione, però vi posso dire che quello che, cioè questo qui di Maybelline, è davvero molto 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 simile, quindi se cercate un dupe economico prendete questo qui di Maybelline. Il trucco è praticamente terminato qui, mi sembra molto simile a quello che indossava lei, fatemi sapere con un commentino qui sotto se pensate che sia simile, se pensate che sia troppo diverso, se il trucco vi è piaciuto, se vi sarà utile in qualche occasione, insomma lasciatemi un commentino qui sotto, oppure se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se siete nuovi o non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!